Sì, è una serata molto bella, piacevole, già dal clima si sale a Maiorano molto volentieri. Poi questa è la quarta edizione che veniamo, il quarto anno che veniamo di seguito. Soddisfatti quindi? Sì, molto, molto, dal punto di vista gastronomico, poi pure gli stand, vedo tanti gioielli, articoli per la casa. Notte Bianca a Maiorano di Monte è giunto ormai alla sua quarta edizione. L'evento, organizzato dal Comune di Dragoni e da Slow Food, prevede quest'anno un percorso guidato tra arte, storia e cultura. Abbiamo ascoltato per voi il sindaco Lavornia. Sindaco, un evento questo giunto ormai alla sua quarta edizione, qual è il segreto di tanto successo? Ma io penso che per avere successo ci vuole poco, soprattutto un po' di fantasia, tanta buona volontà e gente disponibile ad ascoltarci. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di diverso perché dobbiamo inventarci le cose, visto che gli eventi non possono essere svolti solo con la forza del Dio Danaro, devono essere fatti anche col volontariato e con un po' di fantasia. Quindi l'evento nell'evento abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato di nuova agricoltura e abbiamo parlato della storia di questo paese e di alcuni palazzi, perché molto spesso noi non conosciamo nemmeno le nostre origini. Io non voglio essere lungo, voglio soltanto dire che la quarta edizione sta avendo successo e speriamo che continui negli anni successivi, e anche chi mi succederà si interesserà a questo evento che penso storicamente, culturalmente abbia la sua importanza. Qual è l'effetto che un evento del genere può avere su tutta la cittadinanza e in modo particolare su Maiorano di Monte? Ma Maiorano di Monte è povero, non ha agricoltura, non ha pastorizia, non ha industria, non ha turismo, però ha qualcosa di positivo, l'ambiente. Noi abbiamo un'area meravigliosa e come nel Cinquecento alcuni signori venivano a fare le ferie ad agosto in Maiorano di Monte, io mi auguro che nei prossimi anni possa succedere questo. Credo sia un'iniziativa buona per questo paese. In realtà sono appena arrivata, ma già vedo che insomma c'è movimento, quindi penso ci sia buon cibo, buona musica, buon intrattenimento. Siamo nell'angolo enogastronomico dell'intero evento. Per l'occasione cosa abbiamo preparato? Ci può un po' illustrare? Allora, io di solito c'è tutta la nostra frittura di paranza con dei calamari puri, con dei ciuffi, e poi abbiamo la nostra qualità di prodotto che le frittelle alghe con impasto di, diciamo noi, diciamo i cicinelli, parole napoletana, e con dei gamberi, una zeppola un pochettino particolare, e poi diciamo nell'impasto abbiamo il baccalà, triglie, alici, anguille e gamberi. Il coppo molto buono. Siete appena arrivati? No, già abbiamo mangiato pure la pizza, tutto buono. Quindi vi state divertendo? Divertire? Stiamo mangiando. Una bella serata, insomma. Sì. E da Maiorano di Monte è tutto, Mariangela Marotta e Valentina Monte per italianews24.net.